7, io l'ho sbloccato e mi richiede 360 di pietra, 160 di legno e 20, come si dice in italiano, di spago. Quindi poi l'ho messo a craftare, mi sono procurato tutti questi ingredienti e l'ho messo. Dovete stare attenti anche a trovare il posto perché sono veramente grandi e quindi io volevo metterlo vicino alla base, però qua per fortuna c'era ancora un po' di spazio, ho faticato un po' a trovare il punto giusto. Quindi praticamente al primo livello dell'altare di Set ci troviamo con la possibilità di creare il braciere di Set. E quindi ci servirà 50 di pietra, 10 di lingotto di ferro e 15 di zolfo. E questi sono ingredienti che trovo facilmente. E lo zolfo abbiamo detto che lo troviamo in questa zona qua dei laghi e per in abbondanza. E per andare qua, siccome emanano delle sostanze tossiche, tocca mettere poi la maschera, questa maschera qua, che serve sempre sia per le sostanze tossiche e anche per quando c'è la tempesta di sabbia. Comunque, poi possiamo fare il coltello di rituale di sette e servono 5 rami e 10 lingotti di ferro. Quindi vado a mettere qui dentro i lingotti di ferro, i rametti che già avevo. Quindi facciamo poi un crea. Poi possiamo fare qua dentro anche le ricette per fare l'antidoto di sette. Per fare l'antidoto di 7 ci serve del cuore umano. Qua mi ha dato addirittura uno step, diciamo, il cuore umano. Il cuore umano penso che se, per farlo dovremmo uccidere, mettiamolo qua, va, degli umani e poi, una volta che li abbiamo uccisi, se non ricordo male, clicchiamo cioè prendiamo in mano questo coltello. Estraiamo il cuore. Ora vediamo se troviamo degli umani. Ci dovrebbe essere qui in accampamento, proprio avanti. Questi accampamenti. Addirittura di livello 3, questi non mi hanno vista. Buono. Qui addirittura ci abbiamo il sabro di livello 3, che era anche buono da catturare. Quindi vediamo un po'. No, ho sbagliato tasto qua. Che succede se io faccio così? Ecco, mi ha dato il cuore umano, quindi dobbiamo ucciderli. Prendiamo anche questi che servono magari e poi cliccare sopra. Qua c'è addirittura la, non so se l'avevo già presa questa, una ricetta. Il terzo dov'è che è andato a finire? Non erano tre, vabbè. Togliamo. Quindi il punto di questo accampamento è questo qua. Quindi torniamo alla base velocemente e vediamo se il cuore è quello lì che ci richiede. Poi vabbè, dovremmo andare a uccidere magari altri umani, fare sempre lo stesso lavoro per ottenere più volte il cuore. Però voglio vedere se è quello giusto. Vabbè, ok, ho finito la resistenza. Poi non è, sì, è questo qua. Lo metto qui dentro e a questo punto mi posso creare i braccieri.
gli antidoti di 7. Ne posso fare 2 perché c'è 2 cuori. Ogni antidoto ne chiede uno. E così mi posso procurare tranquillamente questi antidoti. Quindi, poi, per avere altri oggetti, ogni volta che... Ah, c'è da dire che ogni volta che io vado a craftare una cosa di queste qua che mi fa vedere dentro l'altare, mi dà poi una moneta, diciamo, che qua la chiamo manifestazione di zelo. Questa moneta servirà poi per poter evocare l'avatar, ma ne devo avere un tot, adesso non mi ricordo bene. Comunque, quindi conviene anche poter craftare questi materiali in modo che avere più monete. Dicevo, poi andiamo a vedere qua. Qua mettiamo 7 per poter upgradare, infatti qua l'altare di 7 di livello 2, io adesso lo vado a sbloccare. Questo altare upgradato, quindi di livello 2, ci può far creare la maschera di 7, il girocollo di 7, la gonna di 7 degli sandali, ma soprattutto le frecce di serpente. Sono dei serpenti velenosi trasformati in frecce letali, quindi possiamo avere ulteriori oggetti da poter craftare. E infine poi abbiamo l'altare di 7 di livello 3, e questo qua ci darà un'arma abbastanza forte, lo scudo di 7 che è molto bello, un idolo del serpente e questa qui il banchetto di 7, un passo rituale di onore di 7. Ora vediamo come faccio a upgradare. Qua metto 7. No, com'è che si faceva? Non me lo fa fare qui nell'inventario, quindi con questi qua allora mi sembra. Ah, già mi dà le ricette nuove. Strano. Vabbè. Come faccio a fare queste frecce? Forse hanno cambiato qualcosa, non è più che... Basta semplicemente sbloccarlo a quanto pare. Vabbè, mi servono uno di questi qua, di queste monete, e poi i rametti. Quindi vabbè, ne creiamo un paio. Ovviamente davanti a ogni altare servirà il proprio schiavo. E questi basterà andare a cercarli. Adesso io vado a vedere dove li possiamo trovare. E catturarlo e portarlo poi qua alla solita ruota degli schiavi, schiavizzarlo, aspettare il tempo con le varie pappe, eccetera, e poi una volta che sarà domato, diciamo così, lo metteremo dentro. Quindi questo è tutto per quanto riguarda l'altare di 7.